del fatto che chi fa ricerca economica seriamente è perfettamente consapevole dei limiti di ciò che siamo riusciti a capire, che è pochissimo. Risposta anche data a Nazareno, anche a Lorenzo. Qualcosa abbiamo capito. Ci tendiamo a fare poche operazioni di previsione. Voi, per esempio, questo spiego, parlo per me, no? Se uno mi ascolta quando parlo di economia, no? Noterà che io tendo l'80% delle volte a criticare e forse al massimo il 20% delle volte a proporre. E uno dice, ma cavoli, sei negativo, vuoi solo distruggere? No, è che le questioni grandi dell'economia, la povertà, la disuguaglianza, la mancanza di crescita in certe aree, tutte queste cose qua, non sono problemi facili che hai la bacchetta magica. E l'idea invece diffusa popolare, secondo cui siccome sei esperto, allora hai la bacchetta magica. È un residuato della visione magica della scienza, del santone, del guaritore, no? Chi fa sia in economia che in medicina, che in psicologia, che ovunque, che in ingegneria, queste cose seriamente, non vuole fare il santone, sa che ci sono delle cose che riesce a risolvere, altre no. E il numero di cose che non riesce a risolvere sono molto più grandi di quelle che sa risolvere. E quindi è fondamentale, io lo ritengo un ruolo fondamentale di ogni accademico serio, di ogni intellettuale serio, di ogni persona seria che abbia capito qualcosa, di combattere strenuamente i venditori di soluzioni, i pifferai magici, i santoni, i curatori. Capite? Quelli che continuano a ripetere che loro hanno la soluzione che farà il miracolo. Perché fa molto più danno alla società, ai poveri, alle persone deboli, continuare a propinargli la credenza che esistono banali soluzioni semplici, che solo i cattivi non vogliono prendere, no? Ha problemi grandi, che non stare lì a continuamente insistere che tu hai la soluzione. Qualche piccolo meccanismo migliorativo. Ogni volta che io ho proposto qualcosa, con le persone come Sandro, Alberto, Costa, tanti, no? Abbiamo proposto delle cose, non abbiamo mai detto questa è la soluzione. Ho detto, questo permetterebbe di fare un piccolo passo avanti. D'accordo? Io non ho la soluzione in tasca per le deficienze della scuola università italiana, però so dove ci sono degli obiettivi limiti, cazzo, quelli sì, e so che fare certe cose fa ulteriore danno, quindi cerco di spiegare, ok, che certe soluzioni non funzionano e che certe altre qualcosa di meglio farebbero, bisognerebbe provare. Quindi, certo, in un mondo in cui continuamente, anche per effetto di populismi, eccetera, hai ogni giorno un santone che ha la soluzione, che ha visto la grande crisi, che ha la grande teoria, eccetera, eccetera, sei costretto a dire no, fermatevi. State cadendo tutti preda di santoni, di predicatori, che sono degli avventurieri, sono tutti dei Di Maio, sono tutti dei Casaleggio, sono tutti dei, e non solo, dei Renzi, dei Salvini, cioè sono predicatori di fumo. Che pensano di e in realtà no, risolvere i problemi dell'umanità, diciamo così. È un processo incrementale, non li risolverai mai, fai piccoli passi. Illudersi che ci sono delle bacchette magiche, delle grandi teorie, che siano il marxismo, il liberismo, il fascismo, il cristianesimo, il socialismo, il qualsiasi ismo, l'interismo, appunto, come ho detto prima, è quello il male. Non ci sono, non c'è la teoria di tutto. Non c'è. Potrà mai esserci, non lo so, perché non so neanche che cazzo vuol dire tutto. Quindi un problema al posto, quando dice, ma c'è una teoria globale del mondo? Ma che cazzo vuol dire? Non so neanche cosa sia il mondo. Questo è il nostro ruolo. Per cui bisogna anche essere negativi, certo. Contro i santoni. Volevo dire, tra l'altro, se uno sapesse veramente tutte queste robe, penso che prima diventerebbe miliardario, poi forse ne parla con gli altri. Qualcuno avesse la teoria di tutto. No, non te la viene a raccontare a te. Sì, Una sì. delle tante implicazioni o di quante forme o maniere di definire cos'è un pragmatista. Uno che perfettamente si Esatto. sforza ogni giorno di dirsi non illuderti. Fai quella roba lì e sappi che probabilmente ne provi 8 e ne sbagli 7 e mezza. E quando hai scoperto che sono sbagliati, dillo. Perché il guadagno sociale di capire. Capite? Di capire che bevendo la tua pipì non ti curi è molto maggiore che non dirlo. Perché eviti che un casino di gente si faccia del male bevendo la propria pipì.
riusciamo mai a trovare la quadra giusta, con calma, passettino alla volta. Sì, e poi buttandole anche via, c'è delle robe che ti funzionano per un Esatto. po', poi le butti via perché le misuri meglio, vedi. Certo, io sono spessissimo negativo perché mi costringe l'ambiente, è strapieno di guru. Infatti questa è una cosa su cui riflettere come ricerca, ci penso, perché? Questo forse Eco aveva in mente nella sua famosa Filippica contro la rete. Sto cercando di interpretarlo positivamente, no? Quando parlava di Dio. Che Sì. questa libertà e capacità di diffondere, no, a masse le idee più strane, ha creato un enorme mercato per i guru. I guru ci sono sempre stati, i santoni ci sono sempre stati, le fattucchiere ci sono sempre state, no? I predicatori ci sono sempre stati, ma adesso c'è proprio un enorme mercato, un enorme potenziale. Tutta una serie di questioni sul tappeto sono difficili, veramente difficili. E quindi richiedono certe capacità cognitive e anche emozionali, la capacità di non entusiasmarsi, la capacità di stare freddi, di non illudersi. Okay? Di non prendere scorciatoie. La maggioranza di noi non hanno quelle capacità cognitive, questo è il grande problema della democrazia. La grande maggioranza di noi non riesce a controllare bene le proprie emozioni, i propri desideri, quindi ha bisogno, disperato, quotidiano, di avere una soluzione in tasca. Ed è questo, io credo, che è diventato il grande problema, nel senso che abbiamo una grande quantità di persone che cercano, disperate, vogliono, loro vogliono dei dimani, vogliono dei mostri. Vogliono dei bagnanti, per parlare dell'Italia, poi dei tram, quello che volete, lo potete trovare in giro per ogni paese. E siccome siamo in democrazia, questa è tanta gente, ti crea sbilanciamento. Una lotta in minoranza.